Pensa che il governo abbia bisogno di una nuova fiducia? Ma io penso questo, il governo faccia quel che vuole, chieda la fiducia, chieda una discussione, presenti una relazione, tanto ormai è chiaro, anche, era chiaro anche prima delle iniziative del Capo dello Stato che ha dato le indicazioni ovvie. Qui siamo in presenza di un ribaltone, cos'altro è questo? È un ribaltone, è il teatrino della politica, è la vecchia politica. Siamo davanti al governo Berlusconi, Bossi, Scilipoti, questa è la situazione. E quindi siamo davanti a un governo che, anche se in Parlamento rubacchia un voto qui e là, ha perso la fiducia degli italiani perché non ha raggiunto gli obiettivi né mantenuto tantomeno le promesse che aveva sparso a piene mani agli italiani. Questo è il punto, e questo è il punto. Come valuta gli ultimi provvedimenti di Tremonti? Ma guardi, 50 pagine di aspirine e di un po' di demagogia, ci vuole altro. Ci vuole una riforma fiscale che alleggerisca sulle imprese che investe, su famiglie numerose, che carichi su rendite finanziarie, immobiliari e sull'evasione fiscale. Ci vogliono nuove norme contro la precarietà, ci vogliono un bel po' di liberalizzazioni, ci vuole qualcosa sull'efficienza energetica, bisogna mettere mano sul serio dove si genera la spesa nella pubblica amministrazione, non con tagli lineari con la scuola che non ha risolto niente e così via. È ora di fare qualcosa di serio, non di minimale e propagandistico assieme. Nell'intervista rilasciata Porta a Porta, Berlusconi ha dato un'investitura a Tremonti come suo successore. Le sembra credibile? Investiture, in nessun paese democratico del mondo si potrebbe ragionare così e qui davvero si ragiona così, una cosa incredibile. Bisogna tornare a democrazia che funzioni. Io credo che siamo prossimi nel centrodestra a una rissa, quando arriva il tramonto di Berlusconi c'è una rissa del centrodestra. Berlusconi sarà sempre lui, finché c'è lui, magari con una maschera davanti, ma non potrà che essere lui, perché questo è il meccanismo del gheppensimi. Chi teme di più come avversario, Berlusconi o Tremonti? Ma li abbiamo avuti tutti e due, no? Hanno governato 8 anni degli ultimi 10. È ora di fare il riassunto. E è su questo che io mi rivolgo anche agli elettori di centrodestra, in modo proprio amichevole, eh? E dico, ma qual è il riassunto? In che cosa è migliorato questo paese? Non so, ci sono meno tasse, meno burocrazia, più occupazione, più spirito civico, più onestà in giro. In che cosa è migliorato questo paese? Lasciamo stare Berlusconi, Tremonti, Bossi, hanno fatto tutto assieme. Ecco, quindi io che più che occuparmi di successione, mi preoccuperei di alternative in questo paese e chiederei anche agli elettori di centrodestra di dare un segnale che così non si può andare avanti e che è ora di occuparsi dei problemi degli italiani, il lavoro prima di tutto, e non occuparsi sempre dei problemi suoi, di queste vicende interne alla maggioranza.